anche di volare il cielo, che ne sono già troppi. Vogliamo che gli uomini, questi bambini, possano crescere e vivere. Io prima di tutto vorrei dirvi grazie perché avete organizzato e abbiamo organizzato questo momento. Guardate che dall'alto non abbiamo più nulla da aspettarci, è soltanto se noi prendiamo coscienza dei problemi, se noi cominciamo a capire quello che avviene e ci mettiamo insieme, riusciremo a ottenere i nostri diritti. Dall'alto è finita, quindi grazie perché vi siete organizzati, avete cominciato la lotta come avete fatto per il Castagnaro, la state facendo per l'acqua. Ricordatevi e ricordiamoci che i due diritti fondamentali sono acqua e aria. Al Castagnaro avete lottato e abbiamo lottato per l'aria. Guardate che stiamo morendo, lo state vedendo, di leucemia. Ci hanno già tolto anche l'aria. Quindi capite come dobbiamo davvero darci da fare in questo momento. Terzo, davvero trovo intollerabile, per me davvero intollerabile, che dei commissari in barba alla legge nazionale, che è il referendum, e sotto il Parlamento il referendum, abbiano deciso di privatizzare l'acqua in questo paese. Vorrei, quarto, vi prego e preghiamo tutti insieme di lavorare insieme, di fare rete più che possiamo. Guardate come abbiamo fatto per il Castagnaro, è importante che tiriamo dentro più gente possibile, di tutti, chiunque vuol difendere l'acqua è benvenuto, e vi prego davvero che sia e continui ad essere un movimento di cittadinanza attiva. È molto importante che siano i cittadini a muoversi per chiedere i loro diritti. Guardate che anche a livello regionale ci stanno già portando quello che è la proposta di legge regionale che è uscita in questi giorni e che è in discussione, è praticamente un'altra strada per privatizzare, è un'altra legge incredibile. Per cui chi governa questa regione vuol di nuovo riportarci allo status di prima, cioè alla privatizzazione dell'acqua. Noi diciamo no anche a questa legge regionale perché è un altro atto di privatizzazione. Dobbiamo anche in questo lottare e darci da fare insieme, mettendo tutte le forze. C'è un coordinamento in Campania che sta lavorando. Ecco l'importanza del metterci insieme e di lavorare a livello comunale, a livello regionale per ottenere i nostri diritti. E infine ricordiamoci che nonostante il referendum, anche in campo nazionale ancora non riusciamo a far obbedire i nostri politici al referendum. Finora non sono stati ancora capaci di discutere la legge di iniziativa popolare sull'acqua in Parlamento. Un intergruppo adesso ha promesso di portarla finalmente in Parlamento. Dobbiamo arrivare effettivamente ad avere una legge nazionale dopo il referendum per permettere ad ogni comune di portare avanti la gestione della propria acqua. L'acqua è, per favore, è la vita, è la madre di tutta la vita.